Un pareggio con l'Udinese che definire rocambolesco è poco. 6 gol in una sola partita nel campionato italiano non sono mai facili da vedere. Per come è andata, effettivamente è una partita che ha lasciato con l'amaro in bocca. Il Napoli è andato in vantaggio, il Napoli ha avuto la possibilità di vincere questa gara, ma alla fine non ha avuto la forza e l'Udinese di Guidolin è riuscita prima a imbrigliare gli azzurri, poi a ribattere colpo su colpo. E poi è riuscita anche a trovare quelle ripartenze giuste per far male. Ha una difesa che continua a palesare dei grossi limiti proprio al centro, nella zona nevralgica, e con gli esterni, in particolare Maggio, che continuano a non essere in buona condizione. Si conferma un attacco molto valido, quello del Napoli, con un Higuain che ha propiziato almeno 2 gol, la doppietta di Pandev, ma non è bastato. Alla vigilia il tecnico Benitez aveva chiesto una vittoria, per la verità ne aveva chieste 3 di seguito, quella con l'Udinese, quella di mercoledì con l'Arsenal, e in ultimo domenica prossima con l'Inter. La prima non è andata. Nella curva B alla fine della partita è apparso uno striscione con la data della partita con l'Arsenal, dove i tifosi hanno chiesto alla squadra di scrivere la storia. Un'eventuale vittoria potrebbe significare il passaggio del turno in Champions, che sarebbe epocale per una piazza, quella di Napoli, che comunque continua a sognare. Da qui è tutto, a voi studio.